Sì. Allora, no, non volevo dirlo. Sapete che sono nato in provetta nel 71, primo ragazzo nato in provetta, che poi non risulta. Il mio vicino di casa, neanche a fare apposta, è nato anche lui in provetta, me l'ha detto ieri. Si chiama Luca Vido, fa il giornalista del giorno. Lui non vuol dirlo, ma è nato in provetta. Non vorrei che la provetta sia caduta e tramite OGM vale. Quindi noi abbiamo le provette. Adesso vorrei dire una roba. Valeria, la mia amorosa del 2007, quella bella che andavamo in spiaggia assieme a Ravenna, gambe lunghe, così. Questo uovo qua l'ho comprato per te a Pizzighettone, alla trattoria del Guado, dal mio amico Fabio. È un uovo fatto apposta da una pasticcera francese che è stata in carcere anche a, no, a Marsiglia, vicino, lì in Costa Azzurra, ma non aveva fatto niente perché il cioccolato era no commercio equo solidale. Sai che ci sono i baluba che vanno sulle piante e tira giù le noci di cocco, detto così che non andava bene, una balla all'altra. Comunque questo è l'uovo di cioccolato più bello che c'è in Lombardia nel 2013, quindi l'ho comprato e te lo mando lì alla sede dove lavori, che fai l'impiegata, Valeria. Non mangiarlo tutto, al limite dallo ai nomadi. Sai che c'è il campo nomadi lì, lo porti lì, lo mangiano loro. Poi al limite si lamentano che era scaduto, però non penso, perché è roba buona. E per quanto riguarda Tiziano Ferro, viene domani qua a fare un video, sta giù due giorni. Trattoria del Guado, fa il video Tiziano Ferro con Kelly Rowland, sai, quell'attrice cantante bellissima, e penso che alle due e mezza va via, anche perché lui ha detto che non sta bene, perché la sua fidanzata di prima è grande e obesa, ma a me non mi risulta, è una bellissima ragazza. Quindi il pezzo è finito così, Simona, ti piace?